fondamentalmente la problematica, anzi le problematiche oggi per la prenotazione di quelle che sono prestazioni per il servizio sanitario sono tre. I tempi d'attesa, che credo sia sotto gli occhi di tutti, sono diventati estremamente lunghi. La localizzazione degli appuntamenti, cioè dove io vado a effettuare queste prestazioni, e poi ultimo ma non meno importante, la procedura di prenotazione. Questi tre aspetti sono diventati talmente critici che oggi l'utente fondamentalmente ha delle difficoltà per riuscire a trovare l'appuntamento. È il dottor Alberto Aloigi Luzzi, farmacista e titolare della farmacia di Saione ad Arezzo, a portare alla nostra attenzione le problematiche che oggi un cittadino deve affrontare per prenotare una prestazione sanitaria attraverso il CUP. Problematiche che gli operatori di questa farmacia vivono tutti i giorni e che nel tempo sarebbero peggiorate. Alcuni esempi raccontano meglio di tante parole come il sistema faccia fatica a rispettare i tempi previsti delle prenotazioni. Siccome a me piace parlare con i numeri, stamattina ho semplicemente estrapolato alcuni esempi, cioè ad oggi, di quello che succede quando io vado a prenotare alcune prestazioni. Faccio qualche esempio. Allora, ipotizziamo che io debba fare una risonanza magnetica all'encefalo e che sia stata indicata quella che si chiama una classe di priorità differita, che significa che deve essere fatta la prestazione massimo entro 60 giorni. Ad oggi si va al 16 febbraio del 2023. Questa è la prima. Prendiamo un altro esempio, la MOC, che è l'acronimo di mineralografia ossea computerizzata, che è un esame molto importante per l'osteoporosi, per la diagnosi e il trattamento dell'osteoporosi. Qui in questo caso si va al 17 giugno del 2024, avete capito bene, 24, non 23, 24. Altro esempio, prendiamo un'attacca al torace, qui ho inserito una priorità breve, cioè deve essere fatta entro 10 giorni. In questo caso si trova il 17 agosto, quindi siamo nei tempi previsti, però si trova a Terontola e c'è un posto solo, quindi se io avessi prenotato questo appuntamento, un'altra persona non avrebbe trovato la disponibilità. Altro esempio ancora, prendiamo una visita ortopedica, io ho inserito la priorità differita, che per questa visita significa che deve essere fatta entro 15 giorni, si va al 19 di ottobre. Non sono 15 giorni. Altro esempio di risonanza magnetica, questa volta la colonna lombosacrale, esame abbastanza frequente. Anche in questo caso ho messo la differita, quindi non ho messo priorità lunghe. Bene, si va a finire al 14 dicembre a Terontola. Ultimo esempio, questa si chiama visita epiluminescenza, cioè il medico mi evidenzia che c'è magari un neo che è particolare, che ha qualcosa che non va, deve essere fatta entro 10 giorni in questo caso. Si va al 5 di settembre a Bibbiena. Allora, che cosa succede? La ASL ci ha dato indicazione, e qui siamo veramente alla cosa più difficile, di andare a prenotare queste prestazioni anche se sono oltre i tempi di attesa, perché poi ci sarà un servizio di help desk che andrà a ricontattare i pazienti per dargli l'appuntamento nei tempi previsti. Quindi capite bene che cosa succede. Il paziente viene al CUP, viene a prenotare l'appuntamento, non trova la disponibilità, io glielo prenoto lo stesso, poi lui sarà ricontattato per telefono, ma l'appuntamento che ha non è quello reale, quindi dovrà ritornare poi al CUP per farsi ristampare l'eventuale appuntamento che la ASL gli ha dato nei tempi previsti. Poi cosa succede? Pazienti anziani con difficoltà, perché si deve scaricare il disagio dello spostamento e del costo sul paziente? Cioè, perché bisogna fare tutto questo meccanismo? Cioè, qual è la ragione? Questa è la problematica che secondo me va affrontata e risolta in tempi brevi.